Buonasera, buonasera e benvenuti. Il Giro d'Italia dunque continua a correre e più va avanti e più si avvicina la tappa che approderà presto in Abruzzo, ancora pochi giorni e poi domenica 14 maggio, segnatevi con il classico circoletto rosso questa data, la carovana rosa, la carovana del centenario si inerpicherà fin su il Blockhaus. Di questo parleremo, puntata monotematica per celebrare questo grande evento di Bello Pedalare. Buonasera, benvenuta al sindaco di Buonasera a voi, Pretoro. buonasera. Buonasera Sabrina Simone, buonasera, Sì, ci spiegherà un grazie. po' queste giornate ultime convulse, frenetiche, Frenetiche. sì. Buonasera e benvenuto anche a Daniele Schiazza. Buonasera Daniele, Buonasera a lui ci tutti. spiegherà anche non solo la logistica, ma anche un po' il percorso che è stato Sicuramente. scelto, anche se i telespettatori già lo conoscono abbondantemente. E poi buonasera e benvenuto, sono particolarmente felice di poter ospitare Ruggero Marzoli, Grazie a voi di ex avermi corridore, invitato. tantissimi giri. Quanti ne hai fatti? Diciamolo No, subito, abbiamo 5-6, 5-6 giri da. in 13 anni di attività da professionista. Sì. Benissimo, allora io comincerei subito con il sindaco Sabrina Simone perché anche in redazione, ma un po' sui giornali, il tam-tam dei social network, sicuramente c'è molta attesa e ci si chiede anche, ma se io volessi andare, no, il cittadino della strada, a vedere da vicino, a toccare con mano questi campioni che sfrecceranno, comunque saliranno, si inerpicheranno sulla salita di Passo Lanciano e del Blockhaus, Come fare? le strade. Allora, noi abbiamo cercato ovviamente di far sì che la maggior parte delle persone riescano ad arrivare su Certo. a Mamma Rosa. Ovviamente bisogna tenere presente un fattore chiave, siamo in montagna, quindi le strade sono strade montane e non è proprio, il comprensorio non è un comprensorio altissimo, diciamo che la capacità di accogliere le macchine è molto limitata. Una cosa che vorrei puntualizzare è che tutta l'area di Mamma Rosa è occupata dall'organizzazione del Allora, il giro. traguardo è proprio No, su a Mamma davanti a Rosa, Mamma più in Rosa, lì, alto, un po' più un in po' più in alto, alto più in di alto di Mamma Mamma Rosa, Rosa. quindi lì è posizionato il traguardo Esatto. della nona tappa, domenica 14 maggio. Sì. Il giro salirà da Rocca Morice, devierà poco più avanti dell'albergo Mamma Rosa per arrivare poi al traguardo poco più su. Tutta l'area di Mamma Rosa e anche quella dell'Hotel Panorama è occupata dal giro. Questo comporta che tutti i parcheggi che noi abbiamo in quota sono di fatto inutilizzabili perché utilizzati dall'organizzazione. Quindi Quindi il tifoso che vuol venire su, come può. deve fare? Allora, si può arrivare fino a Passo Lanciano con la macchina. Ovviamente anche qui il Passo Lanciano ha una capacità di parcheggi che si aggira sui Quindi circa anche lì si potrebbe 500 posti saturare in poco auto. tempo. Sono 500 posti auto. Noi abbiamo deciso di far salire su fino a Passo Lanciano, fino a saturazione del parcheggio. E si può salire sia dal versante di Letto Manoppello che sia dal versante di Pretoro. Da Passo Lanciano, quando una persona lascia la macchina, la distanza però è ancora notevole, o Guardi, no? no, le spiego, da Passo Lanciano c'è la seggiovia, Ecco, quindi quindi ci sono chi altre vuole può possibilità prendere per la raggiungere. seggiovia, Sì. ovviamente c'è il percorso a piedi, quello che si può fare, non la strada che è più lunga, ma per esempio la pista panoramica che di fatto è una strada e sono circa 2,5 km fino a Mamma Rosa, quindi non stiamo parlando di Ok. distanze stratosferiche, insomma, sono una bella passeggiata, il tempo pare che prometta bene Ho letto e anche dei quindi bus navetta, ci bus sono? navetta da Pretoro, nel Da momento in Pretoro. cui Passo Lanciano si satura. Noi a Pretoro abbiamo organizzato dei parcheggi di interscambio dove si potrà parcheggiare la macchina e si prenderà il bus navetta al costo di 2 euro andata e ritorno. Io ho sentito un po' di polemica sul costo eccessivo, ma detto No, probabilmente si francamente. riferiva a qualche polemica al costo della seggiovia, che se non Quello ricordo è male è un 10 privato, euro. no, 5 euro E l'andata. 5 il ritorno, quindi 10 Il euro ritorno, complessivamente. se Sì. vuoi Ok. fare, però il ritorno in discesa uno diciamo che si potrebbe Per onore fare. questo della cronaca e Sì, della verità, che poi non è ovviamente nemmeno un la prezzo seggiovia è di un esagerato, però comunque privato, la seggiovia è di è un un prezzo. privato, però Esatto, è di un ripeto, privato, è sì. vero, esatto, è un prezzo, cioè sicuramente È una è cifra, insomma, è una cifra una poi. cifra che non è né poco né tanto, ecco. È il prezzo Perfetto. normalmente che la seggiovia utilizza, anzi forse mi sembra qualcosina di meno rispetto a quando vai normalmente sulla seggiovia. Ripeto, poi chi vuole.
può salire a piedi, e una cosa su cui veramente vorrei sì. porre l'attenzione è che con la bicicletta si può salire dappertutto. Dappertutto, vabbè, chiaramente. Quindi, sì. noi questo sicuramente... chiaramente alcune ore prima. Beh, del certo, transito nel della, transito della gara, non so se della, due o tre ore. Poi, tra l'altro, questa mattina c'è stata proprio in prefettura una riunione a cui sicuramente sì, c'era partecipato anche il sindaco di Pretoro. Oh, tra l'altro, un inciso, abbiamo invitato il sindaco di Pretoro perché chiaramente la carovana attraverserà tanti comuni, non soltanto quello di Pretoro, però l'arrivo è proprio in territorio di Pretoro. Comunale di Pretoro. Ecco, questo per essere ancora più precisi, non potevamo invitare tutti i sindaci. Un grande abbraccio a tutti loro, perché la carovana Rosa è una grande, il passaggio è una grande festa e tutti si sono prodigati per la riuscita, speriamo nel modo migliore, di questa bella festa rosa. Posso fare una puntualizzazione? Come no? No, perché sulla strada che da Pretoro fino a Passo Lanciano c'era il divieto di transito alle bici, il divieto sì. è stato revocato, quindi per fortuna. A tutti, quindi devo ringraziare anche il Giro e tutti gli amanti della bicicletta che quest'estate potranno tornare a ripercorrere nuovamente le nostre belle la strade, la salita di Passo Lanciano. Questo però grazie al Giro che si sono... Grazie al Giro, diciamo, devo dire. Era programmato comunque questo. No, era programmato, ovviamente il Giro ha fatto certo, sì ha che si è anticipato un po' qualcosa. Ripeto, abbiamo cercato ovviamente di conciliare le esigenze di sicurezza, perché certo. è importante anche che le strade non vengano bloccate per qualunque emergenza. Non vorrei che accadesse quello che è successo ieri sull'Etna, dove poi che la cosa importante non è tanto la salita. La criticità è poi quando le persone vanno via, si è certo, stanchi, si vuole certo. tornare a casa. Torneremo a parlare ancora chiaramente, perché ribadiremo nel corso della trasmissione, che in qualche modo si sta trasformando in trasmissione di servizio, proprio perché ci sono tanti tifosi che vorranno accedere domenica per vedere, per toccare con mano il passaggio di questi campioni. Daniele, in questa riunione che c'è stata questa mattina in prefettura, insomma, si sono toccati diversi punti sicuramente, no? Perché ripeto, la carovana rosa attraversa praticamente parecchi chilometri in Abruzzo, perché è vero che nasce in Molise a Montenero, però dopo 9-10 chilometri è già in territorio abruzzese, eh? praticamente la strada si sviluppa tutta in Abruzzo, tutta in Abruzzo, da San Salvo. E soprattutto nel territorio della provincia di Chieti, ecco questo. Sì, proprio per... adesso vediamo un po' l'altimetria, che fa capire che già da San Salvo, seguendo tutta l'Adriatica con delle piccole deviazioni che su Vasto, dove ci sarà il passaggio alla parte alta di Vasto, c'è il traguardo volante, sì. poi da lì sarà tutta quanta l'Adriatica fino ad arrivare a Francavilla, e da Francavilla prenderà la Fondovalle a Lento per arrivare a Chieti. A Chieti ci arriverà dalla vecchia strada provinciale, cioè quella che sale da Sant'Anna, dalle carceri di Sant'Anna e dal cimitero, per poi prendere tutta la parte, diciamo, di via Valignani e arrivare su a Piazza Matteotti, e da lì sarà esternamente sul lato sud di via Papa Giovanni, via Mendola, e poi salirà in senso contrario su via Nicolini. Questo tratto di strada l'aveva già fatto il Giro con una tappa della Tirreno Adriatico di qualche anno fa, sì. quando vinse la prima volta Scarponi, sì. e fa via Nicolini, ci sarà il traguardo volante a Piazza Trento e Trieste, e poi da lì prenderà la salita di via Vernia dello Scientifico per fare il giro sulla panoramica della Civitella, e da lì riscendere per la colonnetta e arrivare giù a Chieti Scalo. Ecco Daniele, vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto? Poi torneremo chiaramente sul sindaco di Pretoro, a quanto detto dal sindaco? Sì, sicuramente è importante, anche perché proprio questa mattina il prefetto ha voluto fare questa conferenza stampa proprio per dare la massima informazione a tutti diciamo, gli utenti, gli sportivi che vogliono venire su a vedere la tappa, che praticamente ci saranno purtroppo delle limitazioni, come diceva adesso il sindaco, perché non è che si può permettere di arrivare con la macchina a diciamo lungo la strada, sul traguardo, comunque vicino, purtroppo il ciclismo è diverso dal calcio, sì. il calcio va allo stadio, parcheggia davanti allo stadio, prende il biglietto, però il vantaggio è che la carovana viene a casa tua, sotto casa, ci sono certi problemi che non possono essere diciamo risolti in maniera, se non così, già la RCS
giustamente, volutamente... Ecco, parliamo di chiusure adesso, di esatto, strade. Sì, esatto. La base principale è questa, i punti fissi sono che la salita di Rocca Morice dal Bivio di Santo Spirito per gli ultimi 9 km sarà chiusa da venerdì notte dalle 24. Da mezzanotte di venerdì. Quindi due giorni in sostanza, sì. Quasi, un giorno e mezzo sarà chiuso. Qualcuno si è lamentato, dice, ma se chiudete la gente come va ad andare su? Io faccio presente un fatto molto importante, che tra l'altro Ruggero lo sa perché sono tanti anni che ha percorso le strade e ha partecipato, certo. Che in altre manifestazioni, anche lo Zoncolan, anche il Mortirolo, anche lo Stelvio, ma il Tour de France, c'è gente che... quelle ste strade vengono chiuse da 10-15 km, se le fanno a piedi. Due anni fa, l'anno scorso, con le finestre su, ci stanno 10.000 persone che sono state su in bicicletta. Niente, e questo in sostanza. È proprio questo. Il problema fondamentale è che la strada è stretta, è molto stretta, non si può permettere che ci possano essere o camper o macchine che si parcheggiano lungo la strada. E quindi purtroppo questa esigenza di chiudere prima è per evitare. Se ci sono, quindi ripetiamo questa chiusura molto anticipata a mezzanotte di venerdì, il tratto? Dal Bivio di Santo Spirito, la strada che va fino su a Fontettone, quello che percorre la tappa. Fino al Blockhaus. Fino al Blockhaus. Sono circa 8 km? Sì, su 9 km, l'ultimo tratto. Successivamente, non so, il sabato saranno chiuse altre strade, sabato mattina, sabato pomeriggio. Diciamo a livello di strade alternative, di accesso, chiamiamole sì. Così, sarà chiusa, come diceva adesso il sindaco, sabato sera dalle 22 da Passo Lanciano fino a Mamma Rosa. Questo perché, dobbiamo dire il motivo perché chiudiamo, se no diciamo che siamo emendati, è che purtroppo, come diceva il sindaco, tutte le attrezzature, le macchine, l'apparato diciamo, dell'arrivo, compreso anche il villaggio di ospitalità dell'RCS, compreso tutti gli autobus delle squadre ammiraglie, certo. Staranno tutte su. Perché questa è stata una scelta importante, perché inizialmente si doveva decidere o di far stare tutti a Passo Lanciano come autobus e villaggio o portarlo su. Si è stata fatta di portarlo su perché era impossibile poi alternare trasportivi e squadre. Quindi tutta l'area che ben conosciamo, perché è anche ampia, di Mamma Rosa fino a sopra Mamma Rosa, sarà occupata da tutta l'organizzazione, compresa tutti i camion e tutti gli impianti della RAI, perfetto. Che non è che è roba da poco. Poi ripeteremo naturalmente ancora queste chiusure, adesso vado da Ruggero. Ruggero, chiaramente tu da corridore non ti occupavi di tutte queste cose logistiche, invece gli amministratori ovviamente devono occuparsene perché devono in qualche modo favorire il maggior numero, un afflusso maggiore delle persone che vogliono vedere questi campioni. Intanto ricordiamo una breve fotografia. Io ho detto 13 anni da professionista, circa 6 giri, non li ricordi nemmeno tu, 6 giri da... l'ultimo comunque è stato il 2011. L'ultimo sì, abbastanza recente. Recente, 2011 quando vinse Contador, però poi gli fu revocato il titolo, quindi Scarponi è salito sul gradino più alto. Michele fece secondo. E quindi salì lui. Salì lui al primo posto. Quindi quello fu l'ultimo. Il primo invece... Nell'occasione salutiamo Michele. E come non l'abbiamo salutato, no? Gli abbiamo dedicato chiaramente una puntata, un abbraccio forte. Da lassù, già sta guardando, si sta gustando questo spettacolo, poi ne parleremo, no? Della vittoria anche di Gaviria, la seconda vittoria in queste prime 5 tappe del colombiano. Il primo Giro d'Italia invece da parte tua risale al... Il primo Giro d'Italia l'ho fatto con Formaggi Trentini nel 2002. Ed ero il capitano della squadra, in realtà non eravamo una squadra di giovani quindi non ambivamo a una classifica. Però il tuo giro più bello invece di tutti questi a cui hai partecipato, perché hai avuto anche dei buoni risultati, ottimi risultati. Quel giro d'Italia lì ho fatto secondo la tappa di Varazze e quindi ho ottenuto un ottimo secondo posto, mentre al Giro d'Italia dell'Acqua e Sapone quindi nel 2004 ho fatto un'ottima classifica generale, avevo chiuso tipo al 20° posto in classifica, avevo indossato la maglia verde, la maglia azzurra, che ai tempi non era la maglia della montagna ma era la maglia della classifica a punti, e poi avevo ottenuto dei quinti, dei sesti, settimi posti tutti nelle tappe più importanti, chiaramente per fare un'alta classifica poi vuol dire che nelle gare dure sei lì davanti, poi comunque ero
era un corridore abbastanza veloce e quando arrivavamo con gruppi compatti di pochi atleti riuscivo a dire la mia e quindi per me era relativamente facile fare un buon piazzamento nei primi 10. C'era un giudizio complessivo sul giro di quest'anno del 2017 e poi sulla tappa? Ma guarda, il giro di quest'anno è sicuramente siamo all'esordio, abbiamo fatto 4-5 tappe, quindi per quanto riguarda... Come è stato disegnato, se ti piace, lo reputi più duro magari dei precedenti? Ma diciamo che la classifica verrà fondamentalmente delineata sicuramente sulla nostra tappa abruzzese, perché la salita di Blockhaus comunque è una salita veramente, veramente impegnativa, al pari... Quante volte ti sei allenato su quelle strade? Tantissime. Forse continui ancora ad andare lì in qualche modo, no? Adesso no, perché comunque non ho tempo e comunque ho fatto quello che devo fare negli anni in cui correvo. Comunque la salita di Passo Lanciano e del Blockhaus l'abbiamo io e Danilo, i fratelli Masciarelli, tutti i corridori abruzzesi. Forse Daniele ti vuole fare una domanda. Sì, io sono curioso perché penso che tutti i giorni non soltanto io ma anche diciamo, gli sportivi che ci stanno ascoltando. Quale può essere la differenza nel conoscere la salita, così come l'avete fatta voi tante volte, e non conoscerla per niente, perché come tutti sappiamo che praticamente quella salita è stata comunicata alla fine un paio di giorni prima della presentazione e poi da lì con la neve nessuno è riuscito ad andare su a fare ricognizione se non negli ultimi giorni, ma pochissimo, anzi quasi nessuno ha fatto ricognizione, se non forse Pozzo Vivo. Conoscerla e non conoscere una salita del genere, che differenze può dare? Allora, sicuramente fa differenza. Però non dimentichiamo che la prima cosa è la gamba, è la condizione. Questo cosa vuol dire? Che al pari di condizione, al pari di gamba, sicuramente un atleta che la conosce sa dove attaccare per fare la differenza o sa dove tenere duro, o se deve spendere qualcosa in più per tenere duro. Quindi comunque in quei casi lì conoscere la salita fa la differenza. Quindi non conoscerla vuol dire che problemi. Se devi fare un attacco, se devi vincere la tappa e devi fare un attacco e sai che quel pezzo lì dopo quel tornante. Tu dove attaccheresti in questa salita? Ma io non avrei avuto la possibilità di attaccare in quella salita. Ma sicuramente gli ultimi 7-8 km sono tutti costanti e hanno tutti... Perché ti dico questo? Perché hai visto quello che è successo ieri all'Etna, dove praticamente... Ma l'Etna era una salita Non ci sono nessuno, diciamo, si sono guardati bene dall'attaccare, a parte che c'era il vento, quindi ha condizionato moltissimo la scelta. Ma il fatto di non conoscerla, non è che succede anche domenica qui al Blockhaus, tranquillamente staranno lì, ognuno a guardarsi proprio perché non la conoscono. Allora, io la tappa dell'Etna l'ho fatta nel Giro d'Italia 2011 e l'abbiamo fatta due volte. La salita dell'Etna è una salita molto lunga, circa 30 km, ma è anche molto pedalabile. Molto pedalabile. E soprattutto il finale, mi ricordo, era molto pedalabile e c'era vento quest'anno, ma c'era vento anche 5 anni fa. Quindi, Nibali comunque ci aveva un po' provato, quindi molto probabilmente, così timidamente. Quindi molto probabilmente il vento contro lì è una costante. Quando c'hai un vento contro, una strada larga e una ascesa del 5-6%, è chiaro che grosse differenze non le fai, soprattutto a inizio giro dove le forze sono parecchie. Mentre in una salita come quella nostra del Blockhaus, dove le pendenze sono del 10%, sicuramente qualcosa in più vedremo, anche se siamo inizio giro. Allora, questa intanto ringrazio in regia Dino D'Angelo, visto che è il giro del centenario, noi siamo andati a scoprire un po' anche di storia, no? Immagini in bianco e nero, le prime edizioni del giro, fino ad arrivare in pratica ai giorni nostri. Avete già visto, mentre parlava Ruggero e parlava prima anche Daniele, diversi campioni sfrecciare, no? Fino agli ultimissimi
Io quel giorno lo ricordo. Sì, sì. Sì, perché ero attaccato. Allora, questo è proprio l'arrivo del cannibale di Merckx nel 67. Zeglioli II. Esatto, Zeglioli II. Io in quell'arrivo ero attaccato al palo dell'arrivo, che all'epoca non era così come adesso, ma è soltanto un palo di legno. Per paura che cadesse, che, no? Infilato nei bidoni, quelli con le pietre all'epoca, la vaschetta arrivo. Stavo lì che era giornata, la domenica mattina era bellissimo, poi a un certo punto è venuto giù le nuvole, ed è una giornata quasi tragica perché un vento pazzesco volava tutto. Sì. E mi ricordo benissimo nel 66. Tra l'altro era stata annunciata, però credo che non arrivi Merckx in Abruzzo. No, allora sabato sera. Verrà Adorni. A Roccamorice ci sarà l'inaugurazione del monumento a Merckx, perché il comune di Roccamorice aveva un altro impegno, aveva problemi di salute, credo, e praticamente non può essere presente. Ci sarà Vittorio Adorni per le sue veci, proprio mandato da Merckx, proprio perché il comune di Roccamorice ha dedicato la salita di Roccamorice a Merckx. L'appuntamento è sabato sera alle ore 19 a Roccamorice. Poi chiaramente ne parleremo anche con il sindaco di Pretoro, ci sono tanti appuntamenti a partire già da domani, insomma, uno anche stasera. Vogliamo ricordare un po' gli appuntamenti principali, poi magari lei mi deve consentire di leggerli, perché sì. Ultimamente come? Con tutte le cose da pensare qualcosa mi sfugge. Sì, no, in infatti modo. Fortunatamente anche, no, vabbè, anche per questo. Diciamo che questa sera abbiamo fatto una sorta di fiaccolata dell'amicizia tra il comune di Montenero e il comune di Pretoro. Sì. Infatti io ho dovuto lasciare i miei ospiti per essere qui con voi. Sì, non l'ho fatto in apertura. No, è stata veramente una cosa molto, molto carina e anche molto suggestiva. Sì, io sono stata giù a Montenero in occasione della presentazione della loro conferenza stampa e loro sono venuti qui da noi per questa fiaccolata. Poi ci sarà domani sera al Teatro Marruccino di Chieti un evento con anche Piero Mazzocchetti, in cui praticamente apriremo le danze, se possiamo dirlo così. Cominceremo ad entrare nel vivo. Poi ci sarà il 12 al Teatro Rossetti di Vasto, sempre un concerto della corale di Giuseppe Verdi. Come ha detto Daniele poc'anzi, a Roccamorice, però io ho alle 11, ma non so se alle 19 alle 11. Alle 11 c'è credo l'inaugurazione del monumento, alle 19 c'è che esatto. Ci sia una manifestazione canora. Sì, Roccamorice avrà l'intera giornata occupata da eventi e poi ci sarà sempre a Roccamorice la domenica mattina la predisposizione di un villaggio Abruzzo con alcuni stand e anche poi un'orchestra nella piazza Belvedere. Diciamo, questi sono gli eventi, proprio gli eventi legati proprio al giro che abbiamo messo su. Tutto ciò abbiamo fatto anche un'altra campagna di comunicazione, sicuramente ne siete a conoscenza, abbiamo aperto una pagina Facebook nel quale stiamo cercando un pochino di dare informazioni, presentare la tappa, di interagire con il popolo social. Ci sono anche informazioni relativamente alle strade, esattamente, ecco, l'area di chiusura, bus navetto, esatto, sì, tappa Abruzzo bloccata. Andate sulla nostra pagina Facebook Tappa Abruzzo Blockhouse. Perfetto. E devo dire che ci sta dando molte soddisfazioni perché è la pagina Facebook più interattiva di tutta Italia, con il maggior numero di followers. In più abbiamo messo su anche dei video molto short che promuovono sia la tappa ma anche la nostra regione. E anche questi video, questa è la nostra tappa. La pagina Facebook. E lì ci sono anche un po' i video che abbiamo realizzato, di queste, le abbiamo intitolate Le roccambolesche avventure di Mister X, Abruzzo istruzioni per l'uso, proprio perché veniamo fuori, diciamo, da un periodo di inizio anno abbastanza turbolento e volevamo far vedere a tutta l'Italia che l'Abruzzo è una regione stupenda dove si può venire in sicurezza e dove non ci sono tutti quei pericoli che paiono. Sindaco Sabrina Simone, in tutto quello che ci ha detto, ma c'è qualcosa che la preoccupa in questo momento da qui a mi preoccupa tantissime cose, guardi. Se lei mi dice così, io come sindaco dovrei dire non mai no.
No, ci sono sicuramente delle criticità, la più complessa è quella legata proprio alla notevole affluenza di pubblico che ci si aspetta, e gestire un notevole flusso di persone non è mai semplicissimo. Avete controllato anche il meteo, come sarà il tempo? Sì, neve? No, non... Dovrebbe essere una bella giornata. Dovrebbe essere una bella giornata, sì. Allora. Questo è il video, uno dei tre trailer che abbiamo. Anche qui ci fa molto piacere perché sta avendo un grandissimo successo. Siamo oltre alle 60.000 visualizzazioni, 200.000 persone contattate e diciamo che abbiamo iniziato anche relativamente poco. E in più, devo dire, anche in collaborazione con gli altri comuni, città di tappa, si è creata una sinergia, e questa forse è la parte più bella di questo giro, dove tutti insieme abbiamo dato vita ad una campagna di promozione univoca, cioè abbiamo gestito tutta la cartellonistica, tutto in maniera unitaria. Insomma, abbiamo dato, secondo me, prova anche di un buon... Visto che stiamo parlando di iniziative, adesso io volevo... proporre a voi, anche ai telespettatori, una doppia intervista con Valerio Di Vincenzo e Ginello Cimini, probabilmente voi li conoscete, sì. Che sono due tra gli organizzatori di una manifestazione che si chiama Sotto le stelle di Celestino, sì, Cerchi di Pace, certo. Che si svolgerà proprio il giorno precedente l'arrivo, sabato 13, si svolgerà proprio a Passo Lanciano. Noi li abbiamo intervistati e allora io... direi proprio a Dino D'Angelo, il nostro regista, di mandare in onda questa doppia intervista, prima Valerio e poi Ginello. Valerio Di Vincenzo, lo sport per definizione, oltre ai consueti valori agonistici, racchiude in sé anche altri valori che forse sono anche più importanti. Sono i valori che vengono veicolati innanzitutto dallo sport internazionale quando atleti di tutto il mondo si uniscono e partecipano lealmente ad una gara. La nostra iniziativa del 13 prossimo di maggio, la vigilia dell'arrivo della tappa, vuole festeggiare il Giro d'Italia ma con un accento particolare, cioè attraverso la realizzazione di un simbolo della pace sulla montagna. Vogliamo imprimere questa idea che lo sport è anche un'opportunità da diffondere, sempre più difficile da sostenere appunto in questi periodi in cui la pace è diventata così difficilmente affermabile. Oltre al valore della pace c'è anche quello legato alla solidarietà. Sicuramente, e questo ci è stato possibile unendo le nostre energie a quelle del CAI nella sezione di Chieti in particolare, che ha un progetto molto interessante di solidarietà in Africa. Hanno portato acqua in villaggi che ne erano sprovvisti e noi raccoglieremo fondi allo scopo di aiutare questa iniziativa. Ci auguriamo che ci sia molta gente a Passo Lanciano partendo dalle 8 di sera, perché l'iniziativa prevede che il simbolo della pace venga realizzato con le luci dei telefonini, quindi che ognuno di noi possa illuminare una parte della sua partecipazione, della sua presenza in questo spirito. E come diceva prima Valerio Di Vincenzo, Ginello Cimini, bisogna essere in tanti per portare questo messaggio di pace e di solidarietà. Sì, bisogna essere in tanti, tantissimi, e raccomando soprattutto la puntualità alle 8 di farsi trovare su per realizzare questo famoso cerchio della pace. Ecco questo. Tra l'altro una cosa importante è la luce dei telefonini. Ecco, quando i valori tradizionali della pace e della solidarietà sposano in qualche modo la modernità, no? Beh sì, abbiamo effettivamente trovato questa soluzione tecnica per illuminarci, altrimenti avremmo dovuto avere delle torce. Invece il telefonino in questo caso ci aiuta, ecco, in modo... perché ce l'hanno tutti ormai. Sì, ce l'hanno tutti e anche più di uno. Ecco, qualche altra cosa da sottolineare, magari il fatto che questa grande festa arriva in un momento in cui magari fino a qualche mese fa, l'Abruzzo davvero era sofferente per tanti motivi. Sì, l'Abruzzo ha sofferto tantissimo in modo veramente incredibile sotto tutti i punti di vista. Ecco, noi vorremmo, tra virgolette, la parola magari non è corretta, sfruttare questa visibilità purtroppo,
però per usarla in modo positivo, ecco, usarla per un turismo ciclistico, perché in realtà il nostro, la nostra esperienza è questa, che un turismo magari non è così numeroso come gli altri tipi di turismo, ma è un turismo che si può svolgere tutto l'anno, quindi è un turismo a 360 gradi, non è più il turismo estivo, ma potrebbe aiutare gli esercizi commerciali anche in mesi non proprio proficui. Ripetiamo allora dunque l'invito, dove e quando? Quindi a Passo Lanciano dalle ore 8 di sabato sera. E allora, anche questa è una bella iniziativa, bisogna salire però entro le 10, prima delle 10 sabato, perché altrimenti poi si avrebbe qualche difficoltà. Spiegare... Ascendere è facile. Vorrei spiegare il motivo della chiusura della strada di Passo Lanciano delle 10 e poi la successiva riapertura alle 7. Questo perché la strada che da Pretoro salirà a Passo Lanciano e poi a Mammarosa sarà interessata nella tarda mattinata della domenica del passaggio dei mezzi del giro. Quindi non possiamo che da Montenero saliranno su, quindi non possiamo correre il rischio di avere la strada bloccata con parcheggio selvaggio. Certo. Voglio specificare che già dalla mattina alle 7 Passo Lanciano sarà presidiata da volontari che daranno indicazioni sia su come parcheggiare sia su come raggiungere poi Mammarosa. E devo anche specificare che lungo tutta la carreggiata c'è il divieto di sosta e di rimozione, anche perché se ci sono i bus navetta, ripetiamo, le strade non sono strade larghissime, cioè se si incrociano due bus navetta, un bus navetta che sale e l'altro che scende, o con gli autobus delle squadre che vengono su, avere macchine parcheggiate lungo la carreggiata significa che ci si blocca completamente la viabilità. Quindi le scelte che di primo acchito potrebbero sembrare scelte abbastanza, diciamo, restrittive, sono poi motivate da esigenze proprio tecniche, logistiche, e non ce lo scordiamo mai, di sicurezza. Questo allora facciamo così, a proposito di logistica, sembra che sia nata qualche piccola polemica legata alla logistica, ne avete già in parte parlato. Il nostro amico Giancarli, che segue da vicinissimo anche lui il mondo del ciclismo, ha confezionato per voi, per i telespettatori, questo servizio che state per sentire, poi magari lo commenteremo in studio. Ci siamo, il giorno dell'arrivo del Giro d'Italia in Abruzzo si avvicina. Domenica i corridori saranno sul Blockhaus, ma nasce qualche polemica per la logistica dell'arrivo. Sarà impossibile infatti arrivare a Mammarosa con mezzi propri. Dal versante di gara, ovvero da Rocca Morice, strada chiusa ai meno 8 dalle 24 del venerdì. Da Pretoro si salirà solo con le navette fino a Passo Lanciano, strada chiusa dalla sera di sabato, mentre dal versante di Letto Manopello, strada chiusa dalla sera di sabato fino a domenica mattina, e poi sarà riaperta fino a quando nelle aree attrezzate di Passo Lanciano sarà possibile parcheggiare. Al sold out si chiuderà anche quel versante. E da Passo Lanciano all'arrivo? Semplice, o a piedi oppure con la seggiovia al prezzo di 10 euro. Non certo il massimo per le famiglie che avevano in mente di passare una domenica diversa, magari sotto lo striscione dell'arrivo. Ma diciamolo subito, è stata la RCS a chiedere ed ottenere che la strada venisse chiusa già dalla notte del venerdì dal versante gara e che tutte le strutture e i parcheggi fossero riservati all'arrivo agli addetti ai lavori. Non il massimo doverà pagare 10 euro per arrivare fino in cima, ma vale davvero la pena vivere una giornata così bella con l'Abruzzo protagonista, con il grande ciclismo. Lì sul Blockhaus dal versante di Rocca Morice un solo corridore ha trionfato, Eddy Merckx. I favoriti per domenica su tutti: Nairo Quintana, poi Thibaut Pinot, Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Ilnur Zakarin, Tom Dumoulin, il nostro Vincenzo Nibali. Speranze abruzzesi con Dario Cataldo, il corridore di Miglianico ha dimostrato sull'Etna con un ottimo quinto posto di avere una condizione importante. Appuntamento dunque a domenica con l'arrivo sul Blockhaus, ma in Abruzzo già si sogna in grande per il 2018, quando a tingersi di rosa potrebbe essere il litorale abruzzese, e Francavilla già sogna in grande. Insomma, Enrico Giancarli non solo ha ricordato tutto quello che in pratica era stato già detto da voi, le chiusure, anche infiocchettando anche con qualche imprecisione, mi consenta. Sul prezzo, che magari per una famiglia di 4-5 persone 10 euro potrebbe rappresentare anche un costo. E poi soprattutto la notizia giornalistica della fine, che anche l'anno prossimo potrebbe tornare la Carovana Rosa, che ha detto anche dove.
Francavilla al mare. Sì. Allora, intanto volevo specificare un attimo, la seggiovia fa andata 5 euro, ritorno 5 euro, quindi uno può fare solo l'andata o soltanto il ritorno, e quindi sono 5 euro. Ripeto, si può anche andare a piedi, è una passeggiata di 2,5 km, non è che si è obbligati il gioco forza a prendere la seggiovia. Mi rendo conto che effettivamente andare tutti in famiglia è un po' costoso, però oggi come oggi lei mi deve dire, io se vado a pescare e parcheggio la macchina 5 euro me le gioco nel giro di 2-3 ore, insomma, ahimè, questa è... E poi ricordiamo che comunque la società che gestisce la seggiovia è una società privata, quindi deve anche essa avere il proprio piccolo tornaconto, se vogliamo. Ma credo che la cosa importante è l'obiettivo che tutti quanti ci dobbiamo porre domenica, nella giornata di domenica mattina pomeriggio, è quella di passare una bella giornata in mezzo alla natura, e quindi approfittare di andare presto, parcheggiare a Passaranciano, decidere cosa si vuol fare, anche perché oltre a volersi far piedi sulla strada o prendere la seggiovia, speriamo che bastino i parcheggi, anche questo purtroppo quelli sono anche la scelta, o perlomeno l'indicazione iniziale, l'importante è far parcheggiare le persone perché in modo giusto, inizialmente si era pensato anche, giustamente come diceva il sindaco, di utilizzare quei parcheggi più o meno, diciamo, di prossimità lungo la salita, quelle aree, diciamo, lungo la strada, tipo allo Scoiattolo o a un'altra parte, ma purtroppo per la normativa regionale non si può parcheggiare con le macchine sui prati, e quindi purtroppo questa scelta è stata dovuta abbandonare, e quindi si è poi andati su quella delle navette, perché non c'era altra alternativa. Daniele, su questa ultima cosa che ha detto Enrico di Francavilla al mare l'anno prossimo, sai qualcosa? È trapelato qualcosa? Ti risulta qualcosa? Ma il buon Maurizio, come sempre, riesce sempre a tenere le... diciamo, le notizie riservate, tanto è vero che la tappa di domenica, lui l'ha tenuta per sé fino all'ultimo, neanche confidandosi con me, che diciamo che più o meno sono tanti anni che collaboriamo insieme. Sì, si pensava, mi diceva, mi accennava, però la scelta è stata fatta, diciamo, all'ultimo momento. Quella di Francavilla può essere, si può darsi, teniamo conto che la cosa importante, e che non dobbiamo dimenticarci, è che per far arrivare il Giro d'Italia la RCS, cioè, bisogna, come ben sa, è fondamentale. Ma il problema non è tanto, diciamo, quello che va la RCS, è tutto il contesto che sinceramente sono degli impegni, credo, che per la regione, per la provincia, non da poco. Si è impegnata anche in questa, è inutile ricordarlo, insomma, no? Il governo regionale, tutti i comuni, la provincia, abbiamo la tappa che sono 140 chilometri, diciamo che quando 20-25, 30 saranno nel Molise, ma da San Salvo fino a su ci sono tutta la statale, che l'ANAS proprio stamattina nella riunione che abbiamo fatto ha detto a lui 60 chilometri di strada se li ha tutto quanto asfaltata l'Adriatica. Infatti molti ve ne dicono l'arrivo del Giro d'Italia, l'ultimo pezzo hanno finito giusto ieri qua sulla Tiburtina a asfaltare il tratto che va da Chiediscalo fino a Manoppello. Poi ci sono questi tratti all'interno delle provinciali e del comune che stanno asfaltando, quindi diciamo che secondo me il 90% delle strade sono state sistemate, e credo che questo costi. Certo. Ruggero, prima nel servizio Enrico Giancarli ricordava un abruzzese, Dario Cataldo, che potrebbe avere chance di vittoria perché si corre nella sua terra, però ci sono altri due, eccolo qui Dario Cataldo, ci sono altri due abruzzesi, quindi sono tre in totale, che faranno parte di questa, fanno parte della Carovana Rosa, c'è Giulio Ciccone che l'anno scorso ci ha regalato una vittoria straordinaria nella tappa regina di Sestola, e poi c'è la new entry di Giuseppe Fonzi. Tu conosci tutti e due, forse Giuseppe è un po' più giovane, non so se lo conosci benissimo, però Giulio lo conosci, no? Anche lui è giovane comunque, è il suo secondo Giro d'Italia. Io li conosco tutti e tre bene. Vabbè, Dario sicuramente. È chiaro che con Dario ho corso tanto, e quindi mi sono anche allenato tante volte, e Dario ha un motore...
un motore consolidato, convalidato, un motore che sa conoscere, e quindi il quinto posto di ieri comunque dice tanto sulla sua condizione attuale. Comincia a sentire anche un po' l'aria di casa. Anche se ripeto, la salita di ieri era una salita pedalabile, sì, e quindi un passista come Dario lì ha sicuramente avuto una buona occasione per mettersi in mostra. Non ci dimentichiamo che Dario già diverse volte è salito nelle parti alte della classifica generale di un Giro d'Italia, e quindi c'ha dalla sua questo. Ciccone abbiamo visto e che poi quest'anno in particolare con l'assenza anche di Aru, che è infortunato, praticamente i gradi da capitano sono suoi di qualcuno. Landa non c'è più. Landa non c'è più nella Astana. Aru è rimasto a casa. Quindi Dario ha tutte le responsabilità, esatto. Ripeto, Dario è un corridore che sa avere la responsabilità, perché anche alla Quickstep era capitano, sì, e quindi è riuscito a fare nei 10 al giro. Ciccone e Fonzi. Ciccone è un corridore che c'ha estro, un corridore che sa inventare, è un corridore che mi ha impressionato in quella tappa che ha vinto, anche per come ha spinto il rapporto negli ultimi chilometri, quindi un'età giovanissima. Unita a una potenza in watt così, e con la testa estrosa, ha fatto sì che ha creato un bel atleta, una bella situazione, e ripetersi sicuramente non è facile, ma è possibile. Adesso la sua squadra non ha un morale altissimo, ma il ragazzo sicuramente si saprà. Due sospensioni, no? Di due corridori. Perché il ragazzo sicuramente si saprà comportare. E c'è poi la matricola Giuseppe Fonzi. Per quanto riguarda Fonzi, io la famiglia Fonzi la conosco benissimo. Ho corso dei dilettanti con Diego e con i fratelli Gianfranco e Doriano. Siamo sempre insieme, quindi il ragazzo ha dietro una famiglia importante. E questo per un atleta vale tanto. Io quando correvo, sapere di avere al fianco mio padre e mia madre mi rendeva tranquillo, e la tranquillità in un atleta, soprattutto di quell'età, è fondamentale. Io credo che Fonzi può fare un bel giro, anche perché la squadra, la Villier è una squadra comunque. La squadra di Pippo Pozzato. Anch'essa non ha grossi nomi, tolto Pippo, e quindi può ritagliarsi uno spazio. Non dovrebbe fare dei grandi lavori. E quindi può sicuramente ritagliarsi un bello spazio. Allora, facciamo così, per completare il discorso un po' più agonistico, possiamo vedere l'arrivo di oggi, la seconda vittoria di Gaviria, che dopo Cagliari si è ripetuto a Messina, la città di Nibali, proprio dove è nato Nibali. Ecco qui, questo proprio è il momento finale dello sprint, dove ha vinto anche bene, se vogliamo, no? Gaviria. E qui sono mancati anche l'altra volta un po' i velocisti, è vero, il vento, però qui siamo a Messina, forse il vento. Qui è successa un'altra cosa un po' strana, che praticamente al primo passaggio c'è stato un corridore della Ah sì, della, è vero, sì. C'è stato un corridore, adesso non ricordo il nome. Che ha alzato le mani. Ma pensando di essere arrivato. Sì, invece dice, mancava ancora un giro del circuito. Può succedere anche questo. Per il conto dei giri. Esatto, sì. Il suono della campana forse non l'ha sentita, perché era troppo preso dalla vittoria. Comunque sembra strano, perché bene o male siamo tutti quanti adesso alla radiolina, quindi sono tutti quanti avvisati. Può succedere, Ruggero. Cosa può essere successo altrimenti? Può succedere, dai, l'emozione, la confusione, può anche succedere. Può anche succedere. Non è bello, però certo, può anche succedere. Per quanto riguarda questo giovane colombiano, sicuramente ha fatto due belle vittorie. Non è nuovo, ha un bel palmarès già alle spalle, al secondo anno da professionista. Un'altra cosa da dire, 5 tappe, gli italiani fino a questo momento, oggi c'è stato il secondo posto, sì, di un italiano, però ancora... No, comunque teniamo conto che capite, 22 anni. Sì. Ma guarda, sono adesso il ciclismo negli ultimi anni è abbastanza cambiato, dai giri d'Italia che facevo io, dove era manipolato, cioè c'erano...
c'era in primis Cipollini, poi Petacchi, gli ultimi anni Cavendish, adesso diciamo anche i corridori che fanno classifica, se vai a vedere, sono tutti del 92. Mm-hmm. Il più vecchio tra virgolette Nibali, che è dell'86, quindi corridori massimo 25-26 anni, 30 anni, quelli che fanno classifica, i velocisti ci stanno che hanno 22 anni. È una nuova generazione, una nuova era, che ben venga per i giovani che hanno la possibilità anche di non trovare, come ho trovato io quando sono passato, un muro dato dai corridori attempati, più esperti, quel momento dominavano le scene, no? Io avevo Minali come velocista in squadra, velocista, sì, molto bravo. Quindi anche se ero veloce o comunque avevo qualcosa in più da dire, in quegli anni comunque esisteva il vero gregariato, quindi esatto, comunque lo dovevi spingere, dovevi tirare la volata. Adesso è un po' più aperta la situazione, quindi ci possono essere questi, è meglio adesso, è un po' più spettacolare, grandi nomi, i nomi è chiaro che fanno attaccare il tifoso a, però certo, per loro è meglio così. Negli anni di Ruggero, ma anche prima, il nuovo entrato era veramente bloccato da certi discorsi di squadra, e quindi c'è lui gregariato molto molto forte. Adesso veramente c'è un ragazzo che è bravo, ha delle doti, danno può uscire, squadra, può uscire subito. Può uscire subito perché gli si dà la possibilità di poter dimostrare. Prima effettivamente no, era quasi impossibile. Insomma. Lo ripeto, era bene da una parte, perché avere Cipollini in gruppo, avere Pantani in gruppo, avere Rebellin, avere Armstrong, avere Ulrich, voleva dire grande spettacolo. Perfetto, abbiamo una decina di minuti, torno dal sindaco di Pretoro, Sabrina Simone. Che cosa vogliamo ripuntualizzare, sindaco, a beneficio proprio dei telespettatori che domenica vorranno venire su? Ma guardi, le informazioni saranno divulgate nelle prossime ore sicuramente. Io quello che mi auguro è che l'Abruzzo colga questa occasione per fare una giornata di festa. Quindi vorrei che tutte le persone vivessero questo giro come veramente un'occasione unica e irripetibile, per poter dire poi tra qualche anno io c'ero. Quindi mettiamo da parte le polemiche, pensiamo a dare anche un'immagine della nostra regione che sia un'immagine positiva, di un popolo che accoglie questo giro, lo abbraccia. Poi noi siamo sulla Maiella, che è proprio la montagna madre, esatto. Quindi quale migliore accoglienza possiamo riservare a questi corridori che si apprestano a salire le vette del Blockhouse. Quindi quello che voglio dire è questo, cogliamo l'occasione proprio per divertirci. Noi ci stiamo tutti quanti impegnando, ovviamente il lavoro è tanto, come ha detto Daniele, perché oltre allo sforzo economico c'è uno sforzo organizzativo notevole, in più condizionato dal fatto che è sempre una tappa di montagna, io questo vorrei ribadirlo, quindi tutti gli aspetti legati alla logistica hanno tutte le loro difficoltà. Stiamo cercando di fare il nostro meglio, ci sarà qualche pecca, io chiedo venia in anticipo. Però forse mai come adesso c'è stata proprio l'attenzione nel cercare di curare ogni singolo dettaglio, proprio per far godere appieno questa bellissima giornata di festa che ci apprestiamo a vivere domenica. Daniele, vogliamo ricordare ancora una volta un po' le chiusure, perché così magari chi si è perso la prima parte della trasmissione. Allora, io il consiglio che posso dare a quanti vogliono venire su è di non venire tardi. Cioè non pensare che di lasciare i piedi, Pescara o altre, perché quelli che vengono da fuori, quelli presenti partiranno pure un giorno prima, non che ne ho blim, ma quelli che sono del posto, non pensare a mezzogiorno, un po' più pigri, mezzogiorno l'una, di pranzare a casa e venire su, perché praticamente sarebbe impossibile. Impossibile. Di attrezzarsi, di pensare di venire a fare una bella giornata, una mattinata in montagna, all'aria aperta, e quindi nell'occasione farsi anche una camminata e arrivare su e vedere questo spettacolo, che è uno spettacolo a livello mondiale, perché non dobbiamo dimenticarci che domenica l'Abruzzo starà in Eurovisione per tutto il mondo dall'1 giorno fino alle 5:30, alle 6 il pomeriggio, quindi per 5-6 ore diretta su tutti mare,
colline, montagna. Giornata di domenica è un vantaggio, secondo te? Io credo sì, di sì, sì. Come giornata di tappa. Sicuramente sì, perché la domenica è sempre a livello di interesse anche per le persone che hanno la possibilità di vedere la televisione o la disponibilità è piena, che non è un giorno lavorativo. Ma la RCS questo lo sa, tant'è vero che sono da tanti anni che le tappe più importanti le mette sempre, fa capitare sempre il sabato e la domenica. Quindi voglio dire, l'Abruzzo è stato in qualche modo ha beneficiato di questa scelta, no? Sicuramente. E questo siamo ma è una scelta mirata da parte dell'RCS? È stata? Sì, anche perché la tappa del blockhouse, come giustamente può anche Giulio può dire, è importantissima. Certo. Credo che nella prima parte del giro se dividiamo il giro in due o tre parti, è quella che probabilmente dovrà dare delle risposte. Delle indicazioni. I big si devono in qualche modo venire fuori un pochino, devono cominciare a. È da ottobre che si sta parlando della tappa di blockhouse, per capire un attimino. Come la classica frase che si dice sempre. A bloccare si sa subito chi il giro non lo vince, no? Perché quella è la classica frase, tutti questi aspettando chi può perderlo, e noi siamo qui per cercando di divertirci con una bella giornata di sole, di montagna e chi non avrà problemi sarà sicuramente Ruggero, che andrà in bicicletta, no? Non hai problemi di parcheggio, di navetta, con la pedalata assistita, addirittura non ci credo. Comunque voglio una cosa, ricordare che dobbiamo ringraziare anche la provincia che praticamente ha permesso, su richiesta anche del prefetto e dell'RCS e tutto quanto, visto che si doveva bloccare su, ha la possibilità, mettendo a posto le strade in tempo utile, per far sì che la salita da Pretoro, versante Pretoro, ritornasse a disposizione dei ciclisti per far sì che possano andare su, perché come tutti sappiamo da un annetto c'era un bel divieto che non era consono all'ambiente, alla strada, che vietava il passaggio ai ciclisti. Ecco Ruggero, ma chi vincerà questo Giro d'Italia? Non ti dico la tappa, speriamo che sia un abruzzese, chissà, però... La tappa rispecchierà il 90% la classifica, questo è poco ma sicuro, perché le pendenze lo diranno questo. E il giro il tuo favorito, il tuo podio, mettiamola così. Per quanto riguarda il pedigree, per quanto riguarda il palmarès, Nibali ha un qualcosina in più sugli altri, è l'unico in questo giro che ha vinto le tre corse a tappe più importanti al mondo, ovvero il Giro Tour e Vuelta. Poi è una chiaro volta, che una Vuelta poi l'hai fatta che... anche tu una Vuelta. La Vuelta l'ho fatta anche io nel 2006 ed ero ottavo in classifica fino a qualche giorno dalla fine. Poi la strada molto probabilmente credo che dirà Quintana, perché Quintana negli ultimi anni, soprattutto al Tour, ha dimostrato di anche di saper correre bene, non solo è un colombiano atipico dei colombiani che erano una volta. Ecco, sarà un testa a testa tra di loro, anche perché Nibali e Quintana sulla carta ai tempi sono i più d'oro, no? Di coppie Bartali, di Saronni e Moser, anche perché ho letto una dichiarazione da parte di Nibali, il quale in pratica ha detto, in sostanza, adesso non ricordo le parole precise, sì, io con Quintana non mi ci prendo tanto, insomma, non siamo tanto amici, ecco, così, forse è un modo anche per... Vabbè, ma sono due caratteri fondamentalmente, cioè anche Nibali non è molto estroso, non è molto... È riservato. La stessa cosa vale per Quintana, ma fondamentalmente sono due bravi ragazzi che fanno il loro mestiere. Poi sì, il ciclismo è uno sport di gruppo, certo, la squadra ma in realtà in certe manifestazioni, quale il giro, sei veramente concentratissimo e tante volte la concentrazione non ti fa avere rapporti. Grazie a Ruggero Marzoli, perché abbiamo ancora 3 minuti, però prima di concludere con gli altri due ospiti volevo ricordare che lunedì, quindi il giorno dopo l'arrivo di tappa sul Blockhouse, alle 11 presso il Mumi di Francavilla al Mare ci sarà un'importante conferenza stampa per presentare, tu lo sai sicuramente Daniele, le due tappe abruzzesi del Giro d'Italia Under 23.
molto importanti, che si concluderà questo giro proprio in Abruzzo con due tappe, la Francavilla-Casalincontrada il 14 giugno e la giornata successiva la Francavilla-L'Aquila-Campo Imperatore. Quindi, insomma, saranno presenti tra l'altro alla presentazione anche i due commissari tecnici, sia Cassani che quello dell'Under 23 Marino Amadori. Quindi questo è un appuntamento molto importante e anche un riconoscimento alla nostra regione, che ospiterà anche due tappe del Giro d'Italia Under 23. Tra l'altro, un'altra parentesi, il Giro Rosa tornerà in Abruzzo per una tappa di Roseto e poi ci sarà anche una tappa dell'End Bike, Giro d'Italia End Bike. Quindi, insomma, abbiamo fatto il pieno quest'anno in Abruzzo. La speranza nostra è, come diceva, la salita del Blockhaus, la montagna del Blockhaus a livello ciclistico, ha avuto la sua diciamo massima espressione, è stata conosciuta col duello grande tra Max e Fuente. Noi speriamo che domenica ci sia un altro duello tra Nibali e Quintana che rifaranno, diciamo, rivivere ma ci sarà sicuramente, non è la salita dell'Etna. Sabrina Simone, le conclusioni, un minuto e mezzo, no, anche due. No, io intanto vi ringrazio. Noi ringraziamo voi che... Soprattutto per aver dato la possibilità di divulgare quelle che sono informazioni un po' più tecniche e per aiutare proprio gli amanti di questo sport. Che possono essere riviste e anche in maniera forse più ordinata in qualche modo. Sì, dove? Sì. Sia sulla pagina Facebook Tappa Abruzzo Blockhaus, sia sul sito del Comune di Pretoro, dove noi abbiamo proprio messo il link ad hoc. Ma anche sulla prefettura? Cioè c'è sul sito della prefettura. Ci sono tanti modi per informarsi. Comunque la cosa importante è che tutti i comuni che sono attraversati dalla tappa, nei loro siti giustamente hanno messo in evidenza gli orari di chiusura di tutte le stazioni. Così hanno fatto il Comune di Chieti, hanno fatto tutti gli altri San Salvo, quindi ognuno sa quando è la strada. Informazione a 360 gradi, è quello che importante, perché sì, quindi mi auguro che sia veramente una bellissima giornata di festa e vi aspettiamo. Ho paura a dire numerosi perché no, sono contenta, cioè, a me in fa bicicletta piacere. O a piedi? Guarda, sì, no, veramente godiamoci questo splendido centesimo Giro d'Italia e diamo all'Italia l'immagine di un Abruzzo sorridente, di un Abruzzo gioioso, di un Abruzzo accogliente. Grazie a Sabrina Simone, sindaco di Pretoro, Daniele Schiazza e anche Ruggero Marzoli. Complimenti, siamo davvero in chiusura, ad Antonio Rocco del gruppo sportivo Guarenna, che si è laureato campione regionale allievi 2017 domenica scorsa nella gara di Fossa Cesia, 56esima edizione del Gran Premio Alessandro Fantini. È tutto, un ringraziamento in regia a Dino D'Angelo, a risentirci e buona tappa, buon Blockhaus a tutti voi, risentirci, buona serata.